Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video confronto fra loro due, DJI Mini 3 Pro e Apsan Zino Mini Pro. Questi due droni che pesano 249 grammi, che hanno caratteristiche video e foto, secondo me, notevoli entrambi. Il confronto ovviamente ci sta tutto, perché lui monta un sensore di 1 su 1.3 pollici e di qua abbiamo un sensore della videocamera di 1 su 1.3 pollici. Praticamente è la stessa dimensione di sensore. A livello di qualità video registreremo per entrambi in 4K a 30 fps e lasceremo tutto in automatico. Poi in un prossimo video faremo un confronto utilizzando il profilo log, perché su entrambi c'è il profilo log è disponibile con una color correction, ma questo lo vedremo in un altro video. E se per quanto riguarda le dimensioni del sensore siamo ad una situazione praticamente uguale, sicuramente c'è una diversità per quanto riguarda il prezzo. Qua parliamo di un drone, come ormai sapete, che costa davvero molto, arriva a costare 1000 euro nella versione con l'RC controller e mi sembra sugli 8,60, una cosa del genere, con il controller classico. Qua invece abbiamo un drone che costa intorno ai 470-460 euro, poi dipende dal coupon sconto, però capite che la differenza è quasi della metà. È vero che le caratteristiche dichiarate sulla carta sono praticamente identiche per entrambi, non solo per quanto riguarda la fotocamera, ma anche per quanto riguarda appunto i sensori anticollisione, l'aggiramento dell'ostacolo, però lo dico sempre, quando si valutano due prodotti c'è da valutare anche il lato economico. Ci fosse stato 50 euro di differenza, ovviamente è come se fossero stati uguali, ma metà prezzo su un prezzo che è davvero importante, quello del DJI Mini 3 Pro, sicuramente va messo sul piatto della bilancia e della valutazione il lato economico. E una cosa che c'è anche da sottolineare è sicuramente il fatto che io ho un modello di Apsan Zino Mini Pro che non soffre particolarmente di effetto gelo, mentre ce ne sono tantissimi che soffrono di effetto gelo, e questo sicuramente è una cosa molto fastidiosa quando si va a acquistare, perché è un terno all'otto, mentre con DJI questo problema non c'è su nessun modello, quindi qualsiasi modello vi arriva sapete già che non soffrirà di effetto gelo, mentre con lui avete un po' questo terno all'otto in cui c'è la possibilità che il modello che avete acquistato soffrirà di effetto gelo, tanto, medio o poco o nulla di effetto gelo, e questo sicuramente non fa piacere ed è un peccato, perché Apsan con questo difetto dato da sti cavoli di gommini che ovviamente non sono tutti uguali come ormai sapete, ha dato un problema grosso per colpa di piccolissimi gommini da pochi centesimi. Entrambi registreranno il video usando l'HDR, quindi una funzione che hanno entrambi. Sono davvero molto simili per quanto riguarda le caratteristiche dichiarate, poi invece per quanto riguarda la pratica è tutto da vedere. E poi già che ci siamo, e visto che i droni faranno lo stesso percorso, quando andrò nella situazione più lontana, cioè quella collina che c'è dietro a quegli alberi, perché normalmente vado verso quella collina per poi ritornare per avere il sole contro, per vedere appunto come si comporta la videocamera, il sensore della videocamera avendo il sole contro. E quindi approfitto di questa tratta di ritorno con l'RTH perché faremo un confronto anche per quanto riguarda appunto la precisione nel return to home. Quindi questo è un video per vedere il confronto della qualità video delle due fotocamere, ma già che ci siamo, vediamo anche come si comportano per quanto riguarda l'RTH, o meglio la precisione dell'RTH sul pad. Sono davvero curioso, perché con lui ovviamente non l'ho ancora fatto, con lui l'ho fatto più volte, come sapete lui quando arriva, anche se è spostato rispetto al pad, usa la fotocamera per inquadrare il pad e poi lo va a centrare appunto, perché con una sorta di mirino inquadra il pad. Mentre i prodotti DJI di solito sono già precisi di per sé proprio sul pad, non devono spostarsi quando sono a pochi metri dal pad. Ok ragazzi, detto tutto questo, mettetevi comodi, mettete la risoluzione massima che YouTube e la vostra rete internet può darvi e iniziate ad analizzare questi due video confronto. Dopodiché ragazzi, mi raccomando, vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere la vostra opinione sul confronto video che state per vedere. E se il video dovesse piacervi, lasciatevi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime voli in FPV, stampe 3D. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. E adesso ragazzi, iniziamo questo test confronto. Take off.
Allora, adesso il DJI Mini 3 Pro è a 250 metri di distanza, vado a cliccare l'RTH, così lui torna da 250 metri di distanza ed è ad un'altezza di 72 metri. Quando farà il ritorno salirà a 80 metri, che è l'impostazione che ho nell'RTH, quindi farà tutta la tratta contro sole, quindi avremo riferimento contro sole e poi avremo riferimento dell'atterraggio sul landing. Quindi vado a cliccare ritorno a casa, perfetto, e aspettiamo che arrivi. Ok, è sopra, sta iniziando la fase di atterraggio. Abbasso la videocamera così potete vedere come è posizionato il pad per l'atterraggio. E sembra perfetto, eh? Vediamo. È sopra, ormai ci siamo. Siamo a 9 metri, ormai è qua. Dai, l'ha beccato al pelo, ma l'ha beccato, eh. Quindi il ritorno direi, secondo me, ottimo, perché comunque ha toccato il pad. Quindi da questo punto di vista non ha il precision landing, niente male, per essere comunque un drone appena uscito, che sicuramente avrà molti, molti aggiornamenti. Ok, ci siamo, anche per lo Zino Mini Pro siamo a 70 metri d'altezza e una distanza di 250 metri, quindi vado ad attivare l'RTH e aspettiamo che ritorni. Quindi adesso farà la tratta contro sole, anche se adesso c'è un pochino di nuvole bianche che coprono il sole rispetto al DJI Mini 3, e poi vediamo appunto il comportamento rispetto all'landing. Come sapete, lui inquadrerà con la videocamera il pad per fare un atterraggio di precisione. Ci siamo, è qua sopra, mi sposto. Come sapete, lui con la telecamera inquadrerà il pad per fare un atterraggio di precisione e di solito è molto molto preciso. Vediamo il suo comportamento, sta iniziando la discesa. Abbasso la videocamera così vediamo il pad in che posizione è attualmente, perché lui si sposterà tantissimo sul finale. Se il pad è spostato, perché adesso vedete che il pad è spostato rispetto al centro della videocamera, mentre il DJI Mini 3 Pro era molto preciso già nella fase di discesa, però lui in teoria quando arriva a 3-4 metri d'altezza si ferma e cerca il pad con la videocamera. Infatti vedete che adesso ha attivato la videocamera, lui è spostato di circa 2 metri rispetto al pad, si è spostato e con la videocamera lo cerca finché lo va ad agganciare e allora inizia la discesa. Perfetto, la videocamera l'ha visto, ha visto il pad e inizia la discesa. Praticamente identici, perché entrambi hanno beccato il bordo del pad, nessuno è atterrato nel centro, entrambi hanno beccato il bordo. Però c'è da dire una cosa, che DJI praticamente già nella fase di discesa ha visto il pad in maniera precisa, nel senso non è che l'ha visto, diciamo era già in posizione precisa sul pad, mentre lui era spostato di 1,5 metri circa dal pad quando arriva a circa 4 metri d'altezza, con la videocamera vede dov'è il pad e si va a spostare
quindi quando la telecamera inquadra in maniera precisa il pad, lui inizia la discesa, però di suo è sempre un po' scentrato rispetto al pad, però poi con questa funzione della videocamera lo va sempre a beccare. Però l'hanno beccato praticamente in maniera identica, andando a beccare entrambi il bordo del pad.